Non penso che abbia bisogno di tante presentazioni. Claudio Sabelli Fioretti, giornalista, ha condotto tanti programmi, Sette, Gente Viaggi, Cuore, ha scritto numerosi libri, 5 libri in intervista e anche di altro tipo. Adesso si è buttato su un tema che ci sta a cuore e anche no. E la domanda è: perché l'oroscopo è bello ma la vita fa schifo? È un paradosso con cui Sabelli Fioretti vuole fare i conti e lo fa con il libro Stelle Bastarde. E, non so, forse voi avete un po' di paura che magari vi prenda di mira, però direi che sempre con una buona dose di gentilezza e ironia. E vi lascio nelle mani di Mattia Frizzera, mani esperte, sempre con un pizzico di ironia anche lui, e vi auguro una piacevole serata con Claudio Sabelli Fioretti. Di nuovo salve a tutti, un navigato giornalista del giornale per cui lavoravo un po' di tempo fa mi diceva che ci sono tre cose in un giornale che sono importanti: i necrologi, però per adesso li lasciamo lì, la parola ai lettori, che dopo la daremo fra un po', e l'oroscopo, oltre al meteo ogni tanto. Oggi parliamo di necrologi. Sì, no, perché tu hai mai scritto qualche necrologio? No. È divertente. È un bel epitaffio. E ti leggi? Ogni tanto. Ho visto che sulle TV hanno cominciato ad andare anche. Non so, noi siamo solo online per adesso, vorremmo vedere i genitori. Mi è venuto in mente, a proposito di necrologi, che nella città dove io, nel paese dove io ogni tanto abito, che è Salina, c'è un cimitero, la prima tomba è entrata. È la prima tappa, non sbaglio? No, è Messina, è vero. È le ospite. Ho sbagliato qualche centinaio di chilometri. No, non mai. E la prima tomba a destra c'è scritto: qui giacciono gli avanzi di Magente. No, non lo dico perché i necrologi sono tra le cose più divertenti da leggere in assoluto, cioè sono un genere letterario sul quale io pensavo di scrivere un libro. Io scrivo dei libri un po' così, ecco, un libro sui necrologi secondo me è molto bello, cioè per esempio ci sono alcune persone che si infilano in bucati dei necrologi, si infilano in tutte le morti di tutti gli altri, tanto per far vedere, cioè, è morto il Papa, il Gennarino lo rimpiange, no? Perché ci dà un po' del tono. No? Sì, anche i politici locali, c'è, cioè, chi gioca molto su andare ai funerali. Sì, infatti, sì. Vabbè, e i necrologi ce li siamo tolti, dai. E poi?